Ciao a tutti, sto tornando da una settimana di lavoro in un altro ospedale e siccome il viaggio è lungo e non ho la musica con me, ho pensato di annoiarvi con un nuovo libro. Ma prima, sigla. Il libro di cui parlo oggi si intitola Il mistero della camera gialla ed è un romanzo giallo tra i più importanti della storia appunto del genere, scritto da Gaston Leroux nel 1907, cioè siamo all'inizio del secolo scorso, quindi un libro che va contestualizzato, che va storicizzato e che diciamo è forse un libro più per giallisti duri e puri, anche se in realtà potrebbe piacere un po' a tutti, perché come al solito si tratta di classici. Vi chiedo intanto scusa per il rumore di fondo che probabilmente sarà difficile da eliminare, ma la mia Toyota Prius è un po' rumorosa. In ogni caso, perché questo libro è importante? Perché è uno dei romanzi più famosi, più blasonati e più apprezzati dei cosiddetti delitti nella camera chiusa. Cosa vuol dire? Vuol dire che un delitto viene compiuto inspiegabilmente in una stanza chiusa dall'interno, dall'esterno, con le finestre chiuse, senza altri accessi, e ci si trova dentro solo un cadavere, senza che sia apparentemente possibile spiegare come il delitto o l'omicidio sia avvenuto. Questo è un topos letterario di questo genere che è stato frequentato da tantissimi scrittori gialli, Gaston Leroux, ma non solo, altri tra i quali per esempio Agatha Christie con 10 piccoli indiani, che è un classico delitto nella camera chiusa perché sono isolati appunto su un'isola, quindi è una camera chiusa a tutti gli effetti, non deve essere proprio una stanza ma un luogo chiuso da cui è impossibile uscire e nel quale è impossibile entrare. Un altro romanzo molto famoso ancora è Le tre bare, scritto da John Dixon Carr, che ha come protagonista Gideon Fell, ma di questo romanzo probabilmente vi parlerò in un altro video perché l'ho letto e comunque anche questo è storicamente importante. Comunque questo è Il mistero della camera gialla di Gaston Leroux, scrittore famosissimo, anche se magari non lo sapete, è quello che ha scritto Il fantasma dell'opera, da cui sono stati tratti musical, film, e che in sostanza è un libro. Ma detto questo, il personaggio più famoso creato dalla penna di Leroux è appunto questo Joseph Josephine, che si chiama come nome d'arte, o meglio come nomignolo, ha questo nome particolare di Rouletabille, che dipende dalla sua testa, che è piccola, molto tonda appunto come una biglia, e da questo viene appunto il nomignolo. Questo Rouletabille è in sostanza un giornalista giovanissimo di 18 anni, assunto dal Matin dopo aver dimostrato di essere una sorta di segugio infallibile, viene assunto come freelance sostanzialmente dal Le Matin, che è il quotidiano che l'ha appunto ingaggiato. E una particolarità è chiaramente che Gaston Leroux, che era uno di famiglia ricchissima, uno dell'alta, non voglio dire borghesia, ma comunque della parte più ricca della Francia di quel tempo, era anche egli un giornalista, scrittore ovviamente. Quindi la storia di cosa parla? La storia parla di un inspiegabile delitto in una camera chiusa, cioè Helene Stangerson, la figlia di un professore che sta facendo delle ricerche nel campo della fisica, dei raggi particolari, di cui adesso non mi ricordo bene perché l'ho letto qualche mese fa questo libro, più di qualche mese fa. Questa Helene viene trovata nella sua camera, appunto la stanza gialla, la camera gialla, in stato di incoscienza, con una grossa ferita alla testa. In questa stanza c'è una pistola che ha sparato, delle tracce di sangue, un osso, mi pare una mandibola, una mascella di qualche animale di montone, se non mi sbaglio, e la stanza è chiusa ermeticamente, la finestra è chiusa e quindi non si capisce chi sia stato a ridurla ai fin di vita. In questo contesto viene appunto, perché si tratta di una famiglia famosa, la figlia di un professore che sono in questo castello, io mi sono segnato alcuni nomi così me li ricordo, il castello di Glandier, e in questo castello Rouletabille inizierà la sua indagine, che cercherà di sostanzialmente scagionare il fidanzato della bella Helene, che si chiama Robert Darzac, e questo grazie anche all'aiuto dell'investigatore della polizia che si chiama
Frédéric Larsan, che è praticamente il segugio più bravo e infallibile della Sûreté, della polizia francese. È il più grande. Roulette B si mette in competizione con questo famosissimo e espertissimo poliziotto e inizia una sorta di gara tra i due a dimostrare chi è il più intelligente, chi capirà per primo, chi risolverà per primo il mistero della camera chiusa. In tutto questo si muovono altri personaggi di cui non sto a parlarvi, e insomma la trama non ve la dico perché nei gialli non ha nessun senso parlare di trama. Questo romanzo alla fine si risolverà con la brillante deduzione, la brillante scoperta di Roulette B, che verrà proclamata in pubblico durante il processo a Darzac, al fidanzato appunto di Hélène. E durante questo processo Roulette B, che già è diventato il beniamino delle folle per le sue uscite sui giornali eccetera, farà una scena istrionica in cui risolverà il caso durante il processo. E questa scena mi ha ricordato moltissimo un'altra scena di un film allo stesso modo famosissimo, tratto da un romanzo di Agatha Christie. Il film è Testimone d'accusa, con Bette Davis e Silas Lawton, che praticamente fa il giudice. Ecco, nel processo c'è una scena, una condizione che è molto divertente, tutto il pubblico rumoreggia, ride, c'è una serie di il giudice è un po' un buon tempone, o comunque ha questo atteggiamento così, per cui si osserva una situazione analoga. E questo secondo me è una parte molto importante, anche perché questo film, ve lo dico, non c'entra molto, ma è, secondo la Christie, è stato il miglior film mai tratto da una sua opera letteraria. Comunque il caso si risolve, e come si chiama? Il caso verrà risolto brillantemente da Roulette B, che chiarirà anche il movente e chiarirà perché Hélène Stangerson non poteva in nessun modo... Scusate, ho dovuto spegnere perché stavo sbagliando strada. E vi stavo dicendo, spiegherà Roulette B perché Hélène Stangerson non poteva dire chi era la persona che l'aveva aggredita nella camera gialla. Perché questo romanzo è importante? Beh, prima di tutto perché è, secondo lo stesso John Dixon Carr, che ha scritto, come vi ho detto, un romanzo, forse non ve l'ho detto, un romanzo tra i più importanti della storia del giallo, si chiama Le Tre Bare, che è anch'esso un delitto nella camera chiusa, secondo molti il più bel romanzo nella camera chiusa mai scritto, e dovrebbe giocarsela con questo, il mistero della camera gialla. Ecco, secondo John Dixon Carr, questo romanzo è il più bello. È stato scritto nel 1907, ha dato il via a una serie di 8 romanzi, nei quali però soltanto il primo sostanzialmente è un giallo, mentre gli altri diventano più feuilleton, romanzo d'appendice, insomma romanzi tout court, non sono più romanzi gialli nel vero senso della parola, anche se mi sembra che il secondo della serie, cioè Il profumo della dama in nero, sia comunque un romanzo che ha una forte connotazione giallo, comunque mystery. Cosa dirvi ancora di più? Questo libro è importante perché Roulette B viene spesso paragonato in un confronto proprio dallo scrittore stesso a Monsieur Dupin, il protagonista dei delitti della Rue Morgue, quello che è stato il capostipite, l'archetipo dell'investigatore che ha dato via al genere del romanzo giallo, in sostanza. Quindi c'è questa sorta di doppio binario in cui Roulette B gareggia da una parte con Frédéric Larsan, che è il poliziotto, e dall'altra con un personaggio letterario, chiaramente nella finzione Roulette B esiste davvero, quindi con un personaggio letterario che è il protagonista dei delitti della Rue Morgue. Quindi diciamo che c'è una sorta di querella, una sorta di discussione all'interno del genere giallo, e questa è una cosa molto affascinante secondo me. La seconda cosa per cui questo romanzo è importante è perché va storicizzato negli anni dell'inizio del giallo, negli anni d'oro, nel periodo in cui il giallo prendeva veramente forma. Si tratta chiaramente di un vero romanzo di genere in questo caso, dove, come poi dimostrerà Agatha Christie di aver imparato molto bene la lezione, dove il giallo inizialmente è sostanzialmente un insieme di scatole cinesi, di sotterfugi, di trabocchetti, quasi una sorta di rompicapo o di gioco enigmistico, dove gli scrittori si cimentano nel vedere chi è più bravo ad architettare lo stratagemma più difficile, la trama più impensata, i sotterfugi più strani, per dimostrare la bravura del loro investigatore. Ecco,
in questo senso secondo me questo romanzo appare molto datato, sente molto il peso degli anni, in più ha questa ambientazione nel castello che lo rende a tratti molto gotico. La prima parte è nella camera gialla, ma c'è una seconda parte dove avviene una cosa analoga, dove una persona improvvisamente sparisce nel nulla, e questo avviene in un corridoio che, se mi ricordo bene, si chiama il corridoio azzurro, quindi un altro mistero della camera chiusa nel romanzo della camera chiusa, cioè veramente una cosa molto complessa e molto cervellotica. Ecco, io questo tipo di cose non le apprezzo molto, non che se ci sono dei passi che sono dal punto di vista della scrittura abbastanza gustosi, poi forse ve ne metterò un paio in coda a questo video, magari ve li leggerò commentandoveli, ma non adesso che non posso farlo mentre guido. E cosa vi stavo dicendo? Che questo libro ha questo gusto molto retro, ha questo meccanismo quasi da gioco enigmistico, e questo non me lo rende particolarmente gradevole. La seconda componente per cui non è un romanzo in cui io mi sono ritrovato, non mi è piaciuto così tanto, anche se la sua importanza e la sua qualità non si discute sia storicamente che intrinsecamente, è il fatto che per un terzo circa del libro c'è questo meccanismo sfibrante, lungo, prolisso, che si attorciglia su se stesso, che si ripete, che diventa palloso, con una parola moderna, che è questa sorta di voler creare la suspense, l'aspettativa il cliffhanger sul fatto che è impossibile che il delitto sia avvenuto. Impossibile, ma Ruleta Biglia la sua idea ma non la dice, Larsana la sua idea ma non la dice. Su questo si arrovellano e continuano a far vedere in trasparenza una cosa che non si vede mai. Per pagine e pagine e pagine questa situazione ristagna parecchio. Ecco, questo in un romanzo giallo dove l'azione e gli eventi dovrebbero portare avanti il racconto, secondo me è stato fastidioso. In più ci sono altre figure marginali di cui non vi parlerò in particolare, ma ci sono per esempio un guardiacaccia, c'è un maggiordomo, chiaramente sempre presente in queste situazioni, e c'è una locandiera, e c'è una parte molto divertente e molto interessante secondo me di questo guardiacaccia che va in questa sorta di locanda di trattoria dove si mangia, di punto di ristoro, dove Ruleta Biglia si incontra, parlano, e fu un'indagine anche lì, e questo ha avuto un'atmosfera di quegli anni là, del primo Novecento, me l'immagino fumoso, con le candele, cioè questo è un pezzo che mi ha affascinato molto, così come quello del... ecco, forse solo la prima parte è veramente noiosa, e poi alcune spiegazioni sono veramente troppo da meccanismi, da arzigogoli, da gioco, da settimana enigmistica, e non mi sono piaciuti. Però ecco, cosa vi volevo dire, che la terza cosa che mi ha convinto poco è stato non solo il movente, ma anche tutta questa serie di meccanismi complessissimi. È un, come vi dicevo, un romanzo che ha un gusto molto retro, è un romanzo fuori dal nostro tempo, un romanzo per, possiamo dire, appassionati del genere giallo duri e puri, giallisti incalliti che magari hanno interesse per per la storia del genere giallo, per capire da dove vengono i romanzi che leggiamo oggi, magari di Mavaldi, di Manzini o di Stieg Larsson, di chiunque altro, di chiunque si sia cimentato con un delitto nella camera chiusa o comunque un delitto inspiegabile, queste sono le radici imprescindibili se uno vuole avere un minimo di cultura e di conoscenza del genere. Poi i gialli sono un genere da ombrellone, un genere colto, secondo me, come vi ho detto in altri video, e quindi vanno presi per quello che sono, a volte un divertissement, a volte un passatempo, a volte letteratura. Ecco, questo libro si colloca sicuramente nella letteratura classica perché, ripeto, è uno dei mattoni fondanti del genere. Da un altro punto di vista, secondo me, è un passatempo, perché dal punto di vista letterario, secondo me, la qualità non è così esageratamente alta. Ruleta Biglia, poi lasciatemi dire anche questa cosa che avviene spesso nei romanzi gialli, soprattutto dell'epoca d'oro, ma non solo, ma molto spesso in quelli dell'epoca d'oro, diciamo fino agli anni 40, 50, forse 40, con l'avvento dell'hard boiled, con Dashiell Hammett e soprattutto Chandler, Raymond Chandler, questo viene completamente raso al suolo, si avrà un ribaltone, si assisterà a un cambiamento epocale della figura dell'investigatore di tutto il genere giallo, con il noir e il poliziesco che sfonderanno nella porta, entreranno di prepotenza nel genere.
ma fino ad allora questo tipo di investigatore è quello standard, e cioè si tratta sempre di investigatori che sono descritti come delle macchiette. Questo roulettabille ha un nome, Joseph Josephine, che sembra una presa in giro, ha questa testa piccola, tonda, a palla, con questi occhi rotondi che lo rendono un personaggio quasi grottesco. È un ragazzino diciottenne, oggi diremmo che è un nerd. Roulettabille è un nerd, uno bravissimo nel suo lavoro, un po' particolare, saccente, primo della classe, che fa il paio con Hercule Poirot, che è uno con dei baffoni così, che voglio dire, ma chi è che nel mondo girava, tutti lo guardavano per i baffoni nonostante il periodo, con la testa a uovo, con questa camminata un po' che te immagini, che sculetta, come l'ha ripreso benissimo David Suchet, come si pronuncia. Ecco, sono tutti personaggi strani. Sherlock Holmes, che fuma la pipa, suona il violino, è uno che non capisce niente di un sacco di cose, ma sa tutto delle polveri. Questo nel primo racconto, nello Studio in Rosso, viene detto. Lui non sa niente di astronomia, per esempio, ma sa tantissimo dei vari componenti del terreno e di tabacchi, eccetera. Ecco, questi investigatori classici dell'epoca d'oro degli albori del giallo hanno tutti delle particolarità assurde che li rendono non solo dei nerd, ma anche dei personaggi caratteriali e dei personaggi veramente fuori dalla realtà. Ecco, sono personaggi fuori dalla realtà. E questo roulettabille si infila in questo filone. Devo dire, io lo trovo un po' stucchevole, ma capisco il motivo, e capisco che alle cose si debba arrivare per gradi. Non puoi mettere una persona qualunque, un qualsiasi lavoratore d'ufficio sbarbato con una faccia anonima, che diventa un mostro dell'investigazione. E poi questi aspetti fisici caratteristici molto marcati sono probabilmente legati al fatto di non rendere veramente un superuomo l'investigatore, che ha già delle doti intellettive fuori dal comune, quindi è il migliore del mondo nella loro realtà. È il migliore del mondo, quindi è il più intelligente del mondo, quindi è quello che risolve tutto. Se fosse anche un superuomo fisicamente, avrebbe il mantello rosso, la mutanda sopra i pantaloni e volerebbe per le strade di Metropolis. Ecco, quindi questo è il tipo di investigatore che andava allora, questo è il tipo di investigatore che a me francamente non piace molto. Però ripeto, questo è un romanzo fondamentale, fondante, è un romanzo imprescindibile per chi ama il giallo, è un romanzo che va letto. Io l'ho letto due volte, gli ho dato anche una seconda chance, perché nonostante non mi fosse piaciuto particolarmente la prima volta, l'ho riletto e devo dire che le sensazioni sono state uguali, ma capisco la sua importanza. Un altro aspetto che secondo me è caratteristico di questo, ho iniziato anche il profumo della Dama in Nero, che però non ho finito perché mi ha annoiato, e sicuramente lo riprenderò, perché anche questo è un romanzo molto importante, con questa Dama in Nero, che comunque è un personaggio noir prima del tempo, che comunque ho lasciato dopo, mi sembra, un terzo della lettura, che mi ha un po' annoiato. Ma la particolarità qual è, cosa vi voglio dire? Che come in tutti i romanzi gialli c'è una serialità, nel senso che il personaggio è quello e si muove in diverse avventure, ma c'è anche non solo una serialità, ma c'è una consecutività nello svolgersi degli eventi, perché la Dama in Nero altri non è se non Elaine Stangerson, che abbiamo visto appunto in questo romanzo di cui parlo, nella Camera Gialla. Per cui si innesca un meccanismo di continuity, si innesca un meccanismo di continuità narrativa, dove si crea una sorta di mondo nel quale quei personaggi continuano a muoversi, cioè una continuità narrativa, non solo una serialità. Ecco, questo è un elemento che ho trovato molto innovativo per l'epoca, perché per esempio i romanzi di Sherlock Holmes, come quelli di Poirot o di Miss Marple, possono essere letti in modo completamente, assolutamente asincrono, non c'è bisogno di leggerli in ordine cronologico. Ecco, invece in questo caso, se uno non ha letto Il mistero della Camera Gialla, non saprà chi è questa Elaine Stangerson e perché Roulettabille è particolarmente legato a lei. Ecco, questo è un aspetto molto moderno invece della scrittura di Leroux, che si infila appunto in quello che poi viene sublimato, come tutti sapete, per esempio nel Marvel Cinematic Universe, dove se non hai visto tutti i 20 film prima non capisci l'ultimo, che è una cosa per alcuni insopportabile, per alcuni molto bella. Io la trovo stupida, però questo è un punto di vista mio. Ma ecco, questo tipo di romanzo per allora forse era una cosa molto innovativa, un aspetto, uno stratagemma che io non ho ritrovato in altri romanzi. Sì, certo, spesso capita di avere un rimando a un'avventura precedente di un investigatore o a un personaggio conosciuto in precedenza, come succede con Moriarty, per esempio, di Sherlock Holmes, o
Irene Adler, che è la donna per Sherlock Holmes, e tutti lo sanno, ma ecco, sono piccolezze che sono non coglie, non cambia niente. Ecco, in questo senso invece c'è una continuità nel racconto che viene portato avanti nel tempo attraverso diversi romanzi. Questo è un aspetto molto moderno. Comunque, questo libro, di cui non vi mostro la copertina perché è stato edito nel giallo Mondadori nei tempi che furono, e che io ho recuperato in ebook, quindi ce l'ho sul mio fido Kindle, è un romanzo che, vi ripeto, vale la pena leggere se siete amanti del giallo, se siete delle persone che amano capire le radici delle cose, e se semplicemente siete delle persone appassionate del genere giallo che amano i meccanismi, gli intrighi, i sotterfugi e un certo tipo di giallo cosiddetto Wood Unit, cioè chi ha commesso cosa, il giallo classico, insomma. Ecco, io ne ho letti tutta una vita di questi gialli classici, dalla Christie a Sherlock Holmes, tutti quelli che potete immaginare. Ho letto Le tre bare di John Dixon Carr, ho letto moltissimi dell'Età dell'oro, non tutti, però una gran parte. Ecco, questi io li trovo più adatti per un pubblico di adolescenti o di giovani adulti, mentre il giallo vero, quello dove l'importanza non è il meccanismo, il sotterfugio, il modo in cui l'investigatore strambo riesce a strappare applausi al pubblico, ma è la parte letteraria, il godimento della scrittura e il godimento del contesto del tema trattato dal giallo. Quindi il giallo non è più un genere puro dove si infilano, in questo caso per esempio della contaminazione col gotico, dove si infilano gli ingegni machiavelli dello scrittore, ma il genere che diventa un contenitore di qualcosa di più importante e assume dignità letteraria definitivamente. Ecco, questo, io non so il punto esatto in cui questo avviene, ma nella mia personale esperienza questo è avvenuto sicuramente quando ho iniziato a leggere i romanzi di Raymond Chandler, cioè il creatore di Philip Marlowe. Ecco, con Chandler veramente il romanzo giallo, il romanzo noir, il romanzo di genere assume dignità letteraria. Comunque, Il mistero della camera gialla di Gaston Leroux, il primo romanzo con protagonista Rouletabille, leggetelo, non buttate il vostro tempo. Alla prossima, ciao a tutti.